caos totale su Alitalia. Come si temeva da settimane, Air France non pare intenzionata a metterci i soldi e quindi dopo un lungo consiglio di amministrazione gli amministratori di Alitalia dicono che stanno lavorando a un piano stand alone, un modo forbito per dire che se la devono cavare da soli. Il punto è che non hanno i soldi per durare più di una decina di giorni. Che cosa succederà? La politica si sta di nuovo minacciosamente muovendo intorno alla ex compagnia di bandiera e il ministro Lupi dice che servirà un nuovo partner. Si sta preparando forse il bis del 2008, ma tutto questo ve lo raccontiamo in edicola. Il congresso del Partito Democratico è appena cominciato e già si parla solo di tessere gonfiate e di brogli. Le accuse corrono da una parte e dall'altra, tanto da far pensare che il Partito Democratico di oggi sia simile alla Democrazia Cristiana di una volta, quando era tutta una guerra tra correnti e dispartizioni. Gli americani sono sempre più sotto le critiche degli alleati occidentali per lo spionaggio globale e capillare di qualsiasi iniziativa, che sia dei vicini inglesi, francesi, spagnoli, anche italiani, tedeschi. Ma che cosa succede quando a spiare sono gli amici degli americani? Sul Fatto Quotidiano raccontiamo le storie di chi è sotto accusa da parte del governo americano per lo spionaggio in territorio americano, e loro in questo caso sono durissimi.